stasera sei stata veramente brava. Mi aiuti, per favore. Hai mangiato tutto con appetito, vieni. Sì. Oh, piano, perché... Cara, dovresti sforzarti di mangiare sempre così. Devi rimetterti in forza. Hai sentito cosa ha detto il medico, no? Sì, ho sentito. Sì, mamma, questa è la prima cosa, sai. Poi ti passa tutto, ti rimetti completamente in pochi giorni. Attenti. La medicina, non dimentichiamoci la medicina. Sì. Mettiamo anche questo. Io ho notato che alla sera se mangio bene, di notte dormo anche meglio. Ecco, hai visto? Vieni. Ecco fatto. Per piacere, Lina, mettimi lo sgabello. Così sei più comoda, eh? Sì. Cosa vuoi fare, mamma? Vuoi leggere qualcosa anche tu? No. Beh, adesso purtroppo io devo tornare in fabbrica. Vincenzina? Ma come, anche questa sera? Scusa, questa sera avevi promesso di leggermi qualche bella pagina, eh? Te lo ricordi? Perbacco, è vero. Mi dispiace, Luisa, ma questa sera mi aspettano per una cosa molto importante. Sarà per domani sera, eh? Vado un attimo di sopra. Sì, dai. Thank you.
signori, 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 sarà anche diventato un luogo comune. Ma è una sacrosanta verità. Io le cito il caso dell'onorevole Massari. Ha turbato, sconvolto, direi, l'intero Parlamento quando ha riferito che a Napoli esistono dei veri e propri professionisti dell'intermediazione tra potere pubblico e interesse privato. Gente che sa tutto sull'arte di corrompere i funzionari pubblici. I deputati non ci volevano credere. Ma ingegnere, non capisco perché si stupisce tanto. Se il governo di ricaso le ha fatto la stessa cosa con la stessa genia di intermediari. Pardon, la stessa genia, ma piemontesi. No, 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 queste sono chiacchiere. Chiacchiere che vanno ancora provate. E cosa dire dei cosiddetti finanziamenti a gente che si affretta a rendere preziosi servizi? No, 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 mi scusi, avvocato, ma ho la sensazione che le sue obiezioni siano alquanto avventate. Scusi, eh? Calma, signori, calma. Forse è meglio concludere che la corruzione è vecchia quanto il mondo e che gli uomini sono onesti finché non si mettono alla prova. A quali uomini? Ah, certo, certo. È che l'uomo non è di legno, perciò invito tutti a occuparci di quella bella e gentile signora e soprattutto di tutte quelle cose belle, buone, piuttosto che vedo, eh? Permette? Ma, povera Italia, come siamo ridotti? No, io Dorino... Dara, come stai? Bene, bene, grazie. Lascia, la faccio bene. Sono eccellenti, penso. Beata lei, signora, e tutte quelle belle signore che non devono occuparsi di problemi di politica così noiosi. Scusi, non ho capito, perché non dovrebbero occuparsi di problemi? Non si intrometta, è meglio. Qui non si usa. La trovo en beauté, come si dice. Completamente ristabilita. Sì, sì, grazie, lei è molto gentile, però... Non è così. Oh, ma io parlo sul serio. Forse il colorito è ancora un po' palliduccio. Perché non beve qualcosa? No, 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 grazie, grazie. Io non bevo, non bevo. Forse ha bisogno di prendere un po' d'aria, ecco. Fare qualche passeggiata. E quando? Di giorno o di notte? Non capisco. No, guardi, io le chiedo così perché io so che spesso lei accompagna mio marito di notte a fare delle passeggiate lungo il fiume. Ma mi dica un pochettino, che cosa vi raccontate di bello? Io sarei molto curiosa di saperlo. Scusate. Scusate, mi sento male. Scusate. Questa donna sta impazzendo. Anch'io impazzirei, papà. Esci. Esci. Buongiorno, papà. Scusa, papà. Lucia, ma che fai lì? Vieni qui a mangiare, su. Papà, ha detto la mamma di andare su a salutarla. Va bene, dì alla mamma che tra poco vengo. Quello che ti riguarda, ho pensato che il nostro rapporto di lavoro sia meglio chiuderlo. Da lunedì mi farai la cortesia di non venire più in ufficio.
capisce? Non potrò più venire. Non so proprio come farò. Il lavoro per me era talmente necessario. Io qui non ho nient'altro che mi distragga. Lei ha ragione. Mi dispiace. Suo padre è un ingrato. Quando torna da Torino, bisogna trovare il modo per fargli cambiare idea. Sì. Lei non conosce mio padre. Che maniere, però. Con una figlia come lei. Così bella, un angelo, intelligente. Dovrebbe ringraziare Dio, prepararle l'avvenire. Invece niente. Dritto sempre per la sua strada. È l'onore della famiglia sotto i piedi. E no, questo non è un padre. Mi scusi, ma se io mi permetto... Ma ogni cosa ha un limite. Poi le dico queste cose perché mi piace esserle amico, anzi più che amico. E vederla così avvilita mi fa bruciare, mi fa salire le fiamme al cervello. Non lo sopporto! Neanche la stufa lo sopporta. Brava, brava, così. Sorrida, sorrida così le tornano gli occhi belli. Dopo tanto pianto, Lina. Troppo buio qui, forse sarà meglio... Ma dove scappa? Venga qua, venga qua. Io... No, no, aspetta, ma perché tremi tutta? Non aver paura, non ti mangio. Lina, tu sei tanto buona, non voglio più vederti piangere, sei così buona. Io, sei una bambina, sei... Lina. Cosa fa? Io ho perduto la testa, mi scusi. Cosa ho fatto? Lina, perdonami, ti prego. Perdono. Ma che perdono? Su, si alzi, non dica sciocchezze. Ma allora... Allora anche tu, cara... Cosa hai capito? Ma mi lasci, ma... Aspetta. Signorina, finalmente avete fatto tardi. È già tornato papà? No, credevo che fosse con lei, ma venga a tavola che la minestra è pronta. No, ho mal di testa. Oh, poverina. Ho lavorato troppo, non ho fame. Dillo tu agli altri. Sì, ma le porto subito la valeriana. No, non fa niente. Che è successo? Oh, insomma, mi volete lasciare in pace? È una mania, tutti qui a toccare, a curiosare. Questa è peggio della madre. Che cosa di pazzi. Cosa fai qui? Ma qui fa freddo, bambina mia, ti sei tutta raffreddata. Hai la febbre, la fronte che ti scotta. Su, vieni a dormire. Vuoi raccontare alla mamma che cosa è successo? Non riuscivo a dormire, niente.
Ma la comunicazione fra le due donne così poco abituate a parlarsi è quanto mai difficile. Per di più entrambe vivono un momento di travaglio. Gli equivoci sono dunque inevitabili. Nelle poche e vaghe parole che la madre riesce a tirar fuori da sua figlia, la signora Fabbri subito ravvisa i tratti di una grande storia d'amore, ritrova il sapore dei suoi 20 anni e un'illusione di felicità sentimentale che la vita le ha negato. Trascinata da quell'inconsueto e un po' folle entusiasmo, anche Lina viene travolta dall'equivoco di quest'amore inventato e finisce per crederci. Complice la madre, Lina e Antonio hanno modo di vedersi e nella mente della ragazza la confusione aumenta. Adesso basta. Ma che c'hai ora? E me lo chiedi. Sono 3 notti che non dormo. Non riesco a guardare in faccia nessuno dei miei. Insomma, io non capisco più niente. Che cosa mi succede? Che cosa ti succede? E ti succede che sei diventata una donna? Una donna? Ma che vuol dire? Sì, che noi due ci siamo conosciuti. Conosciuti? Sì, vedi, che tu hai conosciuto l'amore. L'amore, capisci? Con me. Che io sono il tuo uomo e d'ora in poi lo sarò per sempre. Come per sempre? Sì, se tu vuoi. Se tu vuoi, Lina. Io ti rispetto e voglio sposarti. No, io non mi voglio sposare. L'ho sempre detto. L'hai detto prima, quando ancora eri una bambina. E perché? Cosa è cambiato adesso? Ma tutto. Potresti essere anche incinta. Non è vero. No. Non è vero. No, ho detto che... Non è vero. Potrebbe esserlo dopo quello che hai fatto tu con me. Che ho fatto io? Beh, che abbiamo fatto insieme. E così non sarai più uguale, ecco. Dopo questo sarai diversa. Io non ho fatto proprio niente. Non mi sento affatto cambiata. Lina, io... Io ti sono entrato nel sangue. Siamo solo una carne ormai e nessuno ci potrà più separare. Ma cosa dici? Ma queste sono sciocchezze. Sciocchezze? Vedrai. Non avere paura, non ti faccio scenate. Siediti.
Devo dirti delle cose importanti. E proprio adesso? Non potresti dirmele domani queste cose? No, no, devi ascoltarmi adesso. Sono ore che t'aspetto. Sentiamo. Si tratta di Lina, è innamorata. Vuole sposarsi. Cosa? Ma è pazzesco, ma che stupidaggine è! Ma non giudicare così presto, parliamo piuttosto di lei. E questa volta mi devi ascoltare, sono 17 anni che io sto zitta, che abbasso la testa. Ma è di Lina o di te che dobbiamo parlare? Di tutte e due. E non guardarmi così perché non sono pazza. Almeno non adesso. Tu hai voluto tirare su Lina come hai voluto tu, a modo tuo. Certo, e così sei diventato il suo dio, non c'eri che tu per lei. Hai voluto farla diventare come te, tutto ragionamento, niente cuore. Ebbene, ti sei proprio sbagliato, perché quando non ti sei più occupato di lei, lei si è innamorata, come tutte le altre, per fortuna. Che sciocchezze vai dicendo, è una bambina. Sarà un'infatuazione, un fuoco di paglia. E tu, come al solito, vai a tirar fuori la cronistoria della nostra vita. È innamorata, è innamorata. Io non mi sbaglio, mia figlia dentro è rimasta così. Anche se tu certe volte hai sempre cercato... Finiscila con queste tue fantasie. Che cosa vuoi? Concludi. Io voglio che tu lasci sposare Lina. È una cosa che ti chiedo e voglio che tu... voglio che si realizzi, ecco, che possa diventare una persona, come si dice, normale. Ci mancherebbe. E poi chi è questo individuo che pretenderebbe di sposarla? È quel ragazzo che lavora con lei, Antonio. No. No. Ma no! È uno scherzo. Ma quello è un essere inferiore, ma... Come può Lina? Enrico è un uomo. È un uomo, Enrico. E forse ha trovato in lui quello che non ha trovato in te. Ma finiscila di dire sciocchezze. Smettila. Ma smettila tu piuttosto. Io voglio che tu mi ascolti questa volta. Ho sempre abbassato la testa. Adesso basta. Io ti chiedo soltanto una cosa. Che Lina possa diventare una donna. Che possa realizzarsi, ecco. E forse la mia vita finalmente avrà un senso. E tutti i miei mali se ne andranno. Forse. È pazzesco. È una pazzia, ma proverò a pensarci. Però non ti fare illusioni, eh? Non vi fate illusioni. Ma dove vai? Esci di nuovo? Sì, esco, vado a fare due passi. Potrei dormire con questa cosa sullo stomaco. Lei parla di matrimonio, ma lei che significato dà a questa parola, matrimonio? Io? Quello che gli danno tutti, quello che gli dà lei. Io lo vedo come un contratto, una società, insomma. Due parti, un uomo e una donna, che si uniscono per scambiarsi un qualcosa di utile, di costruttivo, intendo. Chiaro? Sì, si può considerare anche così. È un affare, per essere... un vero affare e non una truffa, deve convenire a entrambe le parti. Ma certo, signor ingegnere. Ora, venendo a noi, nel caso appunto di un ipotetico matrimonio tra mia figlia e lei, vediamo innanzitutto che cosa le due parti in causa portano sul piatto della bilancia, giusto, no? Sì, signor ingegnere. Nel caso di mia figlia Lina, io penso che lei si renda conto di chi stiamo parlando. Non certo di una ragazza comune, ignorante, senza carattere, capace soltanto di trafficare con l'agano. No, Lina è innanzitutto una persona. E poi è anche colta, civile, educata, intelligente. Ma me ne rendo conto, signor ingegnere. Poi dimenticavo, mia figlia è anche ricca, dopo la mia morte. Ma questo probabilmente lei non se l'era dimenticato. E ora veniamo invece a lei. Vediamo. Chi è lei? Che cosa porta? Che cosa offre? Su. Mi aiuti. Nessuno meglio di lei può illuminarmi. No, abbiamo già chiarito che lei non è ricco. Ha detto che può contare soltanto sul suo lavoro. No, benissimo. Non essere ricchi non è certo un crimine. Però quello... che suona un po' curioso è che il suo lavoro
non è poi così suo. È più mio che suo, visto che sono io che glielo do. D'altronde lei ha dichiarato che non ha intenzione di cercarsene un altro. Ma signor ingegnere, come le ho detto, qui non siamo nel Nord Italia. Sì, no, no, ha ragione, qui non siamo nel Nord Italia, è difficile trovare lavoro. No, benissimo, benissimo, ma allora? Visto che economicamente lei dipende da me, lei darebbe a Lina ciò che è già di Lina. E poi, a questo punto, io devo diventare brutale. Mi scusi, ma non credo che il suo livello intellettuale e culturale sia all'altezza di quello di Lina. E allora? Cos'è che porta lei sul piatto della bilancia? Signor ingegnere, io vorrei poter essere sincero con lei come lei lo è stato con me, ma mi trovo un po' in imbarazzo, ecco, perché lei è anche il mio principale. No, non vorrei. Non abbia paura, no, in questo momento io non sono che il padre di Lina, il signor Fabbri. Allora mi scusa, signor ingegnere, signor Fabbri, ma vorrei farle una domanda. Dica. Lei crede davvero che per campare bastino tutte quelle cose che prima ha messo sul piatto della bilancia? Beh, praticamente sì, comunque sono un'ottima base di partenza. Ecco, buona base di partenza, sì. Bastare. No, mi scusi, sa, ma voglio essere sincero con lei fino in fondo. Signor Fabbri, io sono di origine contadina. E così so abbastanza bene quali rischi ci sono a trapiantare un alberello. Chi sarebbe l'alberello? Lina? E specie se questo alberello è un po' grandino e sei nato in una terra un po' secca. Vede, in questo caso, anche facendo il trapianto per bene, al tempo giusto, con la luna e tutto il resto, voglio dire, spesso capita che l'alberello viene su un po' tisicuzzo, come si dice da noi, e allora i vecchi insegnano che è meglio innestarlo, cioè incrociarlo con altro sangue. E poi, con tante cure e tanto amore, forse si riesce a farlo campare bene come tutti gli altri che sono nati lì nel posto. I suoi giudizi su mia figlia sono molto personali, ma vada avanti. Ma lei mi scuserà, signor Fabbri, se io mi permetto, ma lei che è il padre di Lina si sarà accorto molto prima di me del momento difficile che sta attraversando. Quanto tempo è che non sorride più? Sempre triste, pallida, con quella sua ruga sulla fronte. Signor Fabbri, qui a 16 anni le ragazze corrono per i campi cantando. Anche quando non hanno niente da mangiare. Sì, signore, magari mangiano solo pane e olive, ma sono felice, piena di gioia di vivere lo stesso. Lina, invece, con tutte le sue qualità meravigliose, è ridotta uno straccio. Vede, io so di poter fare molto per lei, darle un certo colore umano, dare un senso alla sua vita, quel senso che ha la vita per noi meridionali, che è una cosa bella, una cosa piena d'allegria, e non di tristezze e di muse lunghe. E poi non ci sono solo io, c'è anche la mia famiglia, i miei amici, tutti i parenti, dove Lina non è un'estranea, anzi. Signor Fabbri, signor ingegnere. Ecco, questo è tutto quello che io ho da mettere sul piatto della bilancia. Non ho altro. Thank you.
Lina. La dorme? Signora, buongiorno. È già arrivato. Da 10 minuti. Bene, allora mangiamo, è tutto pronto. Lina. Sì? Io mi rendo conto che tu non sei abituata a considerarle certe cose. Quali cose? D'ora in poi è meglio che tu non vai in giro da sola per il paese. Ma, Antonio, sono andata dall'Annunziata un momento a ritirare il cucito. Ma non ha importanza dove sei stata, Lina. Tu non sei più una ragazzina, sei una donna sposata. E qui le signore non sono abituate ad uscire da sole. Se proprio devi uscire, ti farai accompagnare da Vincenzina quando viene per le faccende. Ma Vincenzina viene solo 3 ore. E io cosa faccio per il resto della giornata? Non posso mica passare la vita chiusa in casa. Ma nessuno te lo chiede. Vuoi uscire? Ci sono qua io, tuo marito. È insieme la gente che ci deve vedere. Ma tu non ci sei mai. Oh, senti, se qui le donne vivono in clausura, io non ne ho colpa, io farò a modo mio. Non, signora! A casa mia si fa a modo mio. A casa tua? Mia, certo. Che nome c'è fuori dalla porta? Il mio. È il mio nome che tu ti porti a spasso, signora. Il mio nome e il mio onore. E tu li devi rispettare, capito? Li devi rispettare. Tu ti devi mettere in testa che non sei più quella di prima. Quel padre eterno che ti hanno fatto credere i tuoi. Tu ora sei mia moglie. E come una moglie ti devi comportare! Capisco che certe cose non te l'hanno insegnate e perciò non puoi saperle. Ora ci sono io.
devi aver fiducia in me. Perché io ti voglio bene, lo sai. Bene. Mangiamo ora. E tra poco devo ritornare in fabbrica. Voglio che la porti e basta. Ma perché non me la vuoi dare? Tu che te ne fai? Ma chi è che non te la vuole dare? Io non voglio che tu la porti qua. Ma ci vogliamo rendere conto o no che certe cose qua non si possono fare? Eh? Per loro una gonna così è uno scandalo. Oh, figurati quanto me ne importa se qua sono tutti scemi. E invece no, te ne deve importare finché ci vivi. Altrimenti si va via. Si torna a Milano, che forse sarebbe stata la cosa migliore. Ma finché siamo qui dobbiamo dar conto alla gente, al paese. Che tanto, anche se facciamo finta di ignorarli, quelli ci acchiappano lo stesso, stai tranquilla. Tu, da quando ti sei sposata, sei diventata matta! Attentatela! Ti fai male! Mi dispiace, mamma, ma qualcuno bisogna pure che gliele dica queste cose, altrimenti poi è peggio. Lina, vieni qui, su, vieni qui. Che cosa c'è? Non sei felice? Ma no, no, mamma, va tutto bene. Il tuo viaggio di nozze, com'è andato? Non mi hai raccontato nulla. Già, è vero. È stato bello. Roma soprattutto mi ha impressionata. Ah, sì, ma tuo marito, com'è stato con lui? Antonio, ci vogliamo bene. Perché non viene a dormire? Sto scrivendo una cosa, poi vengo. Ora c'hai anche la mania della poesia. Ma veramente ce l'ho sempre avuta. Non viene a dormire. E ti fa bene. Di testa tremendo, ce l'ho da stamattina. Vado a prenderti un po' di valeriana. No, no, non è niente.
domani, Antonio! Presto, faccia presto! Antonio non c'è, torna domani. Sì, sta bagnata. Bisogna cambiarla. Sì. Ma che è successo? L'ho trovato per strada. Io stavo tornando a casa. Sì. Presto, mettiamolo a letto. Sì. Lasciatemi. Cercando, ma mi nasconde. Mamma mi si nasconde. Si è tutta bagnata. È mio marito, deve stare con me. Sì, ora mettiti a letto, mamma, calmati. È mio marito. Lasciate su. Che cos'è? Questo è letto? Sì, è mio marito. È mio marito. È mio marito. Deve stare con me. Deve stare con me, mio marito. E mio marito! Basta, mamma! Con me! Mi chiami il medico, per favore? Sì, ci vado subito. Mamma, io non ti voglio vedere in questo stato. Non ti voglio vedere prima, hai capito? Mio marito. Mamma, tu ti devi rassegnare. Se papà è cambiato non è colpa né tua, né sua, né di nessuno, capito? Non puoi costringerlo a restare per forza. E mio marito deve stare con me. E le bambine, non ci pensi alle bambine. È bello per loro vederti così. Deve stare con me, e mio marito. E mio marito deve stare con me. E mio marito. Come sta? Ma la madre si è calmata. Meno male. Ma la questione è che la figlia non sapeva di essere incinta. Oh. Adesso è lei che sta male. Ha rischiato di perdere il bambino. Dio. E non è ancora detto. Faccia venire subito qua sua moglie e sua figlia. Resto qua io. Sì, sì, subito, subito. Passano 3 anni. Berlina ha 3 anni di vita torpida, sonnolenta. Senza la presenza rassicurante del figlio potrebbe persino dubitare di essere viva. In quel periodo, oltre alla nascita del bambino, le sole cose importanti sono il ricovero della madre in manicomio e la promozione del marito a vice direttore della fabbrica. Per il resto il paese non è cambiato e ancora meno il marito. Unico diversivo, qualche riunione sarà in casa del notaio. Provenza il mar il suol, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò, di Provenza il mar il suol, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol. Or rammenta pur nel duol chivi gioia a te brillò e che pace cola sol su te splendere ancor può e che pace cola sol su te splendere ancor può. Dio mi guidò, Dio mi guidò, Dio mi. Soffrì il tuo vecchio genitor,
del lontano di squallor il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallore. Questo bello qui è un forestiero, è uno che va sempre all'estero, ora sta qua, tiene moglie e un figlio. Ecco, la moglie è quella in fondo, magra magra. Sono venuti a stare qui perché lei è molto malata. Ma se al fin ti trovo ancora, sei me speme non fallì. Dio me esaudì, Dio me esaudì, Dio me esaudì. Dio me esaudì. Ma se al fin ti trovo ancora, ti trovo ancora, Dio me esaudì. Dio me esaudì. Io non immaginavo, ma lei canta meravigliosamente. Oh, grazie, lo faccio soltanto per intrattenere gli il amici. Il fatto è che noi dobbiamo andare via. Oh, così presto, ma ci mancherebbe altro. Ma tu non sai perché se ne vanno? Perché? È perché hanno paura che ti rimetti a cantare. Ah, ma no, no, non fare quei conti con te, eh? Ma no, così presto, via, bevete ancora qualcosa. Dobbiamo andare via, grazie notaio, vero Lina? E domani mattina io devo alzarmi con le galline. Sapete, quando si è capi, bisogna essere molto prima in fabbrica degli operai. Certo, e allora... Certo. Beato lei che sta facendo una bella carriera. Ho anche lavorato molto, bisogna certo, dire. Una carriera meritata. Allora, signora, per un'altra volta. A presto. Buonasera. Signora. Buonasera. Rosaria, Vi accompagno alla porta. E ancora complimenti e complimenti ancora, notaio. Grazie, grazie. Quest'altra volta preparerò una barcarola. Eh? No, si figuri, non è il caso. Hai visto quanto è bravo il notaio anche a dipingere? Tutti quei quadri li ha dipinti lui. Ma... scusa, ma a me segnano proprio tutti. Ma che dici? Tutti quei ritratti sono di persone che conosco e la somiglianza è perfetta. Sì, d'accordo, ma questo conta fino a un certo punto, secondo me. Il fatto è che non c'è gusto, non c'è cultura, insomma, è rotto. Tu sei la solita sapientona, eh? Tu sei come tuo padre. Basta che uno sia meridionale ed è un perfetto idiota. Antonio, ho detto soltanto che il notaio non sa dipingere. Non ho detto che è un idiota. Si è addormentato subito? Non subito, signorina. Ha avuto un pochino di tosse. Tosse? Oddio. No, ma non è niente. Sta bene. Non è niente. Vuole che vada? Sì, grazie, Vincenzino, può andare. Scusa.
impazzito. Vuol farsi vedere da tutti. Ha chiamato? Ha detto qualcosa? No, no, niente. Allora posso rifare il letto? Sì. Giochi col tuo trenino, io leggo. I miei rispetti, signore.